Vi preannuncio fra poco, caro David, l'arrivo per l'ennesimo racconto sulla sua vita, sulla sua esistenza, su quello che sta avvenendo intorno alla sua famiglia, intorno al suo mestiere, che è quello di barbiere abusivo, del mitologico Luca Scazzi, insieme al cane pardo, caro David, insieme al cane pardo. Fra pochissimo qui. Intanto voglio dare il benvenuto. Cioè, qui si passa dall'ambasciatore del Belize a un tizio che ha pitturato, perché questo lo dici tu. Un cane, e fa pure il barbiere abusivo. Allora, prima però ti voglio presentare uno di quelle persone che io non conoscevo prima. Allora, caro David, abbiamo qui Paolo d'Aosta, poi Simone da Messina e poi il grande ritorno di Luca Scazzi col cane pardo. Devo dirvi, ragazzi, che gli hanno bannato il profilo Instagram, il che lo trovo veramente una cosa vergognosa. Innanzitutto, sono Scazzi, buonasera. Ciao, scappati di casa. Ma chi è scappati di casa? Tutti, in generale. In generale, perché le hanno bannato il profilo Instagram? Per colpa dello spione che sta al telefono. Cioè, di Parenzo, dici? Sì, è colpa sua. Mi hanno bannato il profilo. Intanto non sto a nessun telefono perché sono collegato con gli strumenti che Radio 24 mi ha fornito, che sono strumenti di primissimo piano della migliore tecnologia esistente. Trasmetto da casa con l'app, con il sistema che mi è stato fornito dalla radio. Vabbè, ma sembra a casa sta, sembra comodo sta. Il suo collega sta qui a lavorare, lei sta a casa comodo sul divano. Questo però bisogna dire la verità. Grazie alle tue segnalazioni, alle tue rotture di coglioni, gli hanno bannato il profilo Instagram. Bene, così 135.000 inizia a pagare le tasse. Adesso gli chiedo i danni. Adesso vado dal legale e lo denuncio, prima per diffamazione. Tutte le denunce che mi hanno fatto loro, lo spione, le guardie giurate e gli animalisti. Che dicono che dipingo il cane. Il cane pardo è così, io lo amo così e com'è. Vogliamo ripetere per l'ennesima volta. Questo cane ha 12-13 anni. Sì. È stato acquistato dalla Russia. Sì. Per un totale di 13.000 euro. 13.000 euro di esportazione e 10.000 il cane pardo. Io ce l'ho e lo amo così com'è. Lo amo così. Neanche i soldi per piangere, di che cazzo parla? Questa è la cosa. Che cosa è successo negli ultimi giorni al cane pardo? Sta bene a non si, perché si chiama non si chiama. Sta bene. Sta bene. Gli ho portato pure la cuccetta, così sta più comoda come una signora. Lei lo tratta benissimo questo cane. Questo benissimo. A chi dice questo cane è pittato? Come risponde lei in maniera definitiva, caro Scazzi? So che ha avuto una visita anche di una famosa televisione italiana, di una famosissima, non possiamo dire, di una famosissima trasmissione italiana. Della 7. Cosa le devo dire? Niente. A chi dice questo cane è pittato, dunque è sostanzialmente maltrattato, come risponde lei? Ma i cani maltrattati sono quelli obesi che stanno a casa, quelli che non escono mai. Non è questo un cane maltrattato. Come fai a dire che è maltrattato? No, perché è pittato, dicono. Ma dicono così. Dicono così. Dunque lei non se ne occupa di queste cose. Le denunce degli animalisti, come le considera? Gli denuncerò io a loro per diffamazione. Molto bene. Simone da Messina, fermi tutti. Scusami. Simone da Messina, poi entriamo nel merito. Dimmi. Mi senti? Sì, ti allora, senti. Dico, porca puttana, sei il prima con il clima. Vabbè. È normale. Ciao Simone. Allora, signor cane pardo, quante denunce sono arrivate dagli animalisti fino adesso? Ma un bel po', un paio. Lei se ne giusto un paio. Che me ne frega. Questi hanno tanto tempo libero, veramente, come le maestre della scuola. Adesso attacchiamo anche le maestre della scuola. Attacchiamo le maestre. Che fanno? 10 ore di lavoro a settimana, basta. 6 mesi all'anno. Ma scusi, quelle sono le maestre. Come si possono attaccare le maestre di scuola? Ma scusi, lei con che faccia lei critica le insegnanti di scuola? Lei che non fa un cazzo, lavora in nero dipinge il cane. Ma di che stiamo parlando? Un barbiere abusivo. Esatto, non è che non fa un cazzo, è un barbiere abusivo. È un barbiere abusivo. Capito, ma non è che si può vantare di questo. Ma le maestre che fanno di così impegnativo? Le maestre insegnano quello che lei non ha fatto. 10 ore a settimana, 6 mesi, hanno tutte le ferie pagate, poi rompono il cazzo pure al bidello. Vanno a fare le fotocopie. Ma che pensi che quello sta al tuo servizio? Il bidello. Questo però stiamo aprendo un nuovo fronte. Un nuovo fronte di guerra da parte di Luca Scazzi, alias cane pardo, alias non si chiama cane pardo, che è quello contro le maestre. Lavorano tanto. Ma cosa gli insegnano a questi ragazzini? Gli insegno più io i ragazzini quando si vengono a fare i capelli, che
che la maestra. Ma scusa, lei sta attaccando le maestre di che, dell'elementario o dell'asilo? Dalle medie in su. Ho capito, ma le maestre lavorano, a parte che 10 ore lo dice lei. 10 ore che fanno? 10 ore a settimana. Ma al massimo fanno un po' di straordinario, qualche ore in più. Ma che cazzo ne sai tu? No, è la verità. È la verità, è quelle sono le ore delle maestre. Ma adesso deve attaccare le maestre, che quelle hanno preso un titolo di studio, lavorano o sono pagate dallo Stato? No, io non è che attacco le maestre, dico che hanno tanto tempo libero gli animalisti insieme alle maestre. Ma tu hai tanto tempo libero che lavori tutto in nero. Allora, fermi tutti, abbiamo in collegamento e anche un animalista qua, un fronte animalista presente oggi, in collegamento l'amica Daniela Martani. Buonasera, ferma. Buonasera Cruciani. Senti, ma perché mi devi lasciare al telefono in attesa tutti questi minuti a sentire le cazzo che dice questo qua? Non mi lasciare al telefono, per favore, fammi intervenire subito. Fammi intervenire subito, queste le regole le decido io, devi smettere di rendere famosi persone che dovrebbero fare colloqui giornalieri con i psichiatri, sì. Capito? Invece si sentono fighi venendo alla radio tua e dicendo stupidaggini. Ma io invito chi mi pare, smettere di dare visibilità a sta gente. Ma perché che ha fatto? Ha un cane che coccola e cura benissimo, lo tiene benissimo. Pitturato, tatuato, non so se è pitturato o tatuato, questo cane fra l'altro è violenza sugli animali, quindi spero che queste denunce vadano in porto. Secondo, caro Omar, come ti chiami, scusami? Luca Scazzi. Luca, vatti a tatuare due neuroni nel cervello perché sei sprovvisto totalmente, almeno fatti tatuare perché ma non io ce non l'hai. So risponderla perché veramente il cane è così, cioè, e poi mi vuole mandare pure dallo psichiatra. È un incrocio, Per quale motivo? Mi sa che tu le maestre non l'hai visto da piccolo perché non sai neanche parlare italiano, sinceramente. Bravissima. Quindi poi ma pure a criticare, mia sorella è professoressa e lavora un sacco. Vabbè, Marta, io non ho capito qual è la critica che fai, che non si può pitturare. Ma la critica è come ti permetti di pitturare un cane. Ma io dico, non ho capito, ma se non tu è pitturato. Ma questi non capiscono che il cane non è pitturato. Come glielo devo dire? In quante lingue? Diglielo in quella lingua che conosci. Veramente, l'italiano è il mio dialetto, ma comunque è tatuato? È un cane pardo, un esemplare di cane pardo. È un incrocio tra un leopardo e un cane. Non è un incrocio, ma non ma che leopardo, state a dire? Perché... Cioè, ma che state a dire? Sicuramente sarà tatuato quel cane. È un incrocio tra un cane della Corea del Nord. Che stai dicendo? Un leopardo delle nevi della Russia. Questo è, ragazzi. Un leopardo delle nevi della Russia. Mai sentito in vita mia un cane così. Ma che stai dicendo? Ho capito, prova al contrario. È una cosa nuova. Non è che c'è un esemplare nuovo e voi mi attaccate. Che il cane è tatuato, per favore. No, ma il cane è un cane pardo. Io non so, ogni volta mi si presenta così, mi pare difficile che lo si possa ogni volta dipingere. È tatuato. È un cane. È tatuato il cane. Allora, il cane non può essere tatuato, è vietato per legge, prima cosa. Tu fai anche le orecchie tagliate. Un essere vivente che non può decidere, decidi tu per lui. Io non ho capito, se tu avessi figli, ti metteresti a tatuare un bambino? Risposta di Scazzi. Al bambino non ne ho figli, che ti devo dire? Questo non c'ha però figli. Però se un cane ti permetti di fare quello che ti pare del cane, praticamente. Cioè, il bambino lo tatueresti? Non è tatuato, è un incrocio. Io non ho mai visto un cane così. Tu a me per credere allora non io ti faccio belli, un esempio. Capito? Vado assieme a una ragazza Mau Mau, me la schiaccio e esce mulatto. Non è che io l'ho tatuato il bambino. Me la schiaccio. Attenzione, aspetta. Ma sono ignoranti. Aspetta, come tornare. Si chiama questa che ha denunciato la diffamazione? Daniela Martani. Aspetta, Daniela Martani. Allora, no, l'esempio che hai fatto però mi sembra calzante. Fammi notare solo una cosa. Questo qui che minaccia di denunciare, cosa fa? Va dai carabinieri e dice: io ho sottoscritto barbiere abusivo. Ho un cane che si chiama cane pardo perché è un incrocio tra un cane e un leopardo. Ma secondo te i carabinieri, ma come prima cosa lo prendono e chiamano un medico? Perché non è che si può scrivere una denuncia, idiota. Allora, fermi tutti. Allora, l'esempio che hai fatto prima però è calzante. Cioè, tu dici, io esco con una, che hai detto? Una ragazza Mau Mau, nera. Una ragazza nera. La schiaccio significa che ho rapporti, per chi non lo sapete. Sì, me la schiaccio, esce fuori. Il mulatto, non è che io l'ho tatuato il bambino, esce così perché è mezzo bianco e mezzo nero. Gli ho fatto un esempio proprio banale, come i bambini a scuola. Calzante. Ti convince questo? Ma tu sei fuori di testa, a farti aiutare, veramente.
Senti, ma tu a me non mi ci prendi per cretina, hai capito? Tu non puoi prendere per cretina, sei cretina perché non ci credi. Per cretina, quel cane è tatuato e tu ti sei permesso di fare una cosa contro la volontà del cane. Non è che io penso che sei cretina, ne sono sicuro. Perché se non ci credi, scusa. Vai a studiare l'italiano. Poi il termine schiacciare per definire l'amore con una persona è veramente una cosa vergognosa. Ma che vergognosa. Ferma là, fermo un secondo là. Abbiamo qui Stefani dell'associazione Meta, buonasera. Buonasera. Buonasera, qui l'altro fronte animalista, anche lei è animalista. Ma perché fronte animalista? Ah, Meta? Sì, Meta, il fronte intendo, il fronte animalista. Ecco. Meta. Non ci rompete i coglioni con le vostre sigle. Allora, anche lei è animalista, dunque ha molto tempo libero secondo lei. Direi proprio di sì. No, sono venuta qua apposta proprio per te. Luca, ecco. Allora, intanto se so se Daniele è in linea, che è la mia amica. Vabbè, dimmi. Allora, intanto, questo tutte cazzate che stai dicendo che il cane si è trombato il leopardo, e il leopardo è uscito così. Cioè, questo l'hai tatuato, ok? Tu la devi smettere di usare gli animali come oggetti. Gli animali non sono oggetti. Questa cosa deve venire in testa a te e anche a quelli come te, perché purtroppo non è l'unico. Ho capito, ma se lui sostiene che è un incrocio. È tatuato, allora no, l'incrocio. Ma è tatuato, tra provatelo. 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 Mi fa anche tenerezza, perché si vede che non, che proprio è più scazzata lei di lui, che non sa neanche benissimo. Oltretutto, queste orecchie tagliate perché? Perché nasce così, Leopardo, l'hai mai visto con le orecchie lunghe? Che hai speso 13.000 euro per il cane. Cioè, finiscila. Tu in questo momento stai discriminando tutti gli animali che sono chiusi in canile e che stanno morendo. Ma che c'entra quello? Si è stronzata di dire di comprare il cane, cioè, finiscila. Oltretutto, smettila di usare lei per i tuoi cazzi, per diventare famoso e per fare i follower. Hanno fatto bene a chiuderti il profilo, perché veramente persone come te, secondo me, devono rimanere fuori. Allora, okay? Rispondi Scazzi, rispondi all'animalista qua presente. Ma che gli devo dire? No, che stai usando il cane per i cazzi tuoi, cioè stai utilizzando il cane, sfruttando il cane. No, ci tengo al cane, l'ho pagato, anche quando uno paga un cane 13.000 euro, significa che ci tiene. Certo, hai capito? L'ha pagato. Significa che ci perché tiene. Perché non hai portato le prove che l'hai pagato? Ma ci sono delle prove contrarie che io l'ho dipingo. Ma tu sei convinto di quello che dici? Certo che sono convinto. Guarda che questa cosa è veramente grave, è pesante. Io spero che veramente nessuno ti ascolti, perché tu sei un bruttissimo esempio di persona. Perché? Ma un esempio anche per le altre persone, per ragazzi che già attualmente dei ragazzi non sono tanto normali. Poi guardano una persona così, cioè veramente porti un messaggio negativo. Ma quale soprattutto messa? A noi, che tu pensi che non facciamo niente, che ci facciamo un culo così a sistemare animali dalla mattina alla sera. Ma lui infatti sera. Accudisce questo animale. Non sta benissimo. Dando un buon messaggio, ok? Fermi tutti. Intanto il signor Luca Scazzi, che è anche barbiere abusivo, mi sta modellando la barba sotto qui live. Ma devi pagare, No, sì, pagherò dopo quando ho completato l'opera. Ma quanto fa pagare sta roba? Io di solito il taglio della barba quanto lo fai pagare, Luca? 25. Tutto nero naturalmente, no? È normale. Che domande mi fai? Per carità di solo me. Con il grano bisogna pagare al barbiere. Niente carte di credito, solo con il grano. Solo con il grano. Il barbiere abusivo, Luca Scazzi, va pagato con il grano, tu dici. Io non mi sarei. Ma questo va denunciato. Questo abusivismo va denunciato. Questo. Ecco, mi sta facendo nervoso. Poi proseguiamo dopo. Grazie. Torna vicino al cane pardo. Grazie mille. Allora, abbiamo collegato Alberto Cordioli da Roma, che è il segretario nazionale sostanzialmente di un'associazione di guardie giurate che si chiama SAV. Vai là, grazie Luca. Rimetti le cuffie accanto al cane pardo. Buonasera, dottor Cordioli. Buonasera. Ciao caro, ciao Cruciani. Ciao Cordioli. Che cosa hai da dire a Scazzi? Che Scazzi quando parla deve un attimino moderare le parole, perché se non si rende conto delle offese che fa con le uscite. Cosa vi ha detto? Che le guardie giurate dormono, quello che sia. Io lo invito a fare una cosa. Tutte sto qua. Lo invito a fare una cosa: si mettesse la divisa, venisse con me sotto la metro di Roma e poi vediamo chi dorme. Certo. Perché ci sono molti colleghi che rischiano tutti i giorni in servizio e non dormono, come dice lui. Quindi ci vuole anche un po' di peso nelle parole che si dicono nei confronti delle persone che lavorano. Le guardie giurate, scusami Alberto, le guardie giurate sono incazzate per quello che hai detto, perché tu hai detto che dormono le guardie giurate. Ma io mi voglio scusare con le guardie giurate, volevo dire che in metronotte dormono. Pure metronotte adesso. Cosa, oltre a dormire si maestre, guardano come un bornazzo nella macchina. Scazzi, tu non sai nemmeno la differenza tra il metronotte, che era il nome di un'azienda, e la guardia giurata, che è quello che fa lo stesso lavoro e fa quella cosa là. Quindi, cioè,
prima di parlare accendi il cervello, rifletti, studia e poi dopo parla delle persone. Ma io non ho capito, lei vuole dire che è un lavoro pericoloso? Beh, ci sono un sacco di, un sacco di persone che corrono. Ma se vai su Google e vedi e scrivi guardie giurate morte, gli unici morti sono quelli per suicidio. E basta. E basta. È la verità. Ma su Google è guardia. Ma non è vero, dai. Ma io perché non ti rendi conto di che vita fanno. Io non assumere mai. Cioè, guarda, il tuo livello intellettivo era senz'altro che lo zero. Ma a me mi chiamano qua perché sono una persona colta, se proprio lo dobbiamo dire. Faccia, meno male, mi sentite, ma stavo entrando il primo giorno di scuola, lo dico io. Però scusami, tu stai dicendo che le guardie giurate fanno un lavoro che è assolutamente... Peppe, io non la chiamerei mai una guardia giurata a lavorare se tengo un capannone. Io chiamerei un bandito abusivo e lo metterei lì a fare la guardia. Almeno quello spara. La guardia giurata non sa nemmeno sparare. Ma se vai da dietro gli ma non puoi la pistola, ma non si può. Qui abbiamo una guardia giurata collegata. È una vergogna quello che stai dicendo. Assumeresti un bandito tu? Guarda, lui il bandito va bene come soggetto da teatro, te lo dico io. Ho capito, però qui digli qualcosa. Tu sei il segretario nazionale delle guardie giurate. Guarda, io ti posso dire semplicemente che queste parole che lui sta dicendo stanno ledendo l'immagine di almeno 60.000 persone. Certo. Ma sicuro che fanno il lavoro. Perché lui dice che le guardie giurate non rischiano la pelle sui blindati. Bravo. Che portano i soldi, voglio vedere chi le rischia la pelle. Le guardie giurate, lo sai a cosa servono? Solo per prendere i soldi dall'assicurazione se succede un furto, basta, perché quello ne sparano né niente, basta, solo a quello servono. Vengono assunte solo per prendere i soldi dall'assicurazione, basta. Vabbè, hai perfettamente ragione. Il barbiere è una persona di vita, sa tutto, non è che sono l'ultimo scemo di questo mondo. Però scusami Luca, qui le guardie giurate, per esempio, come giustamente faceva notare il nostro amico Gordioli, portano per esempio un sacco di soldi, cioè scortano i furgoni portavalori. Ma non solo, garantiscono la sicurezza negli ospedali, garantiscono la sicurezza nelle stazioni, garantiscono la sicurezza negli aeroporti. Anche qua sole 24 ore ci sono le guardie giurate. Qui ci sono le guardie giurate a protezione dell'ambiente. Il discorso ma poi dove perché sta? Fare è che il signor chi lavora parla. No, ma io non mi arrabbio. Io quello che dico semplicemente è che il signor Scazzi parla tanto per parlare, tanto per dare fiato alla bocca, e a diventare quella che è la famosa diceria della guardia giurata, la Vito Catozzo dei tempi del drive-in, chi se lo ricorda, sta benissimo. Sì. Ecco, non è più quello, è cambiato completamente. Comunque tu non sistema. Ti fidi delle guardie giurate, no, questo non è punto. Zia mai, però, no, scusa, no, hai no, però ma una. Io chiedo manco lui a farmi mettere le mani addosso a farmi fare la barba, francamente. Tu hai una cravatta di un'associazione di guardie giurate. Che cosa? Ma vuoi sapere la storia della cravatta? No, e che ne so, c'ho video che hai cambiato cravatta. Allora, la mia passione per le cravatte è nata quando mi sono schiacciato la moglie di una guardia giurata. No, ma adesso questo non si può fare. Cioè, adesso ti sei schiacciato la moglie di una guardia giurata. C'è da ridere, no? Non c'è da ridere, perché quando l'ho schiacciata, a fine del servizio, ho messo mani nell'armadio e stavano un sacco di cravatte. Pure. Ok? Io volevo una cravatta. La pescivendola mi ha detto: no, prendi questa qua che ne ha tante, mio marito, se no se ne accorge. Del cane? Allora, hai capito? Come la pescivendola? La pescivendola ha detto: prendi questa qua, perché sennò mio marito se ne accorge. Mi ha dato sta cagata della guardia giurata, perché ne teneva più di una. Comunque, quindi lei non solo ha messo e da lì è nata la passione per la cravatta. Dico la verità, cioè, non ho capito. Tu allora in realtà ce l'hai con le guardie giurate perché ti chiamavi la moglie di una guardia giurata. Questo ma quello dormiva, non se ne è mai accorto. Non lo sapevo. Posso, perfetto. Come dice lui. Arrivederci, Gordioli. Grazie, mi perdoni. Grazie, arrivederci. Allora, siamo diciamo al rush finale di Luca Scazzi. Andava la frutta. No, col cane pardo, con non si chiama in realtà, incrocio, la Martani ovviamente non ci credo, e ha forse già pronta una denuncia, credo Daniela, ha già pronta. Ma, sicuramente, spero che anche le altre associazioni animaliste gli facciano arrivare tutte le denunce possibili e immaginabili, così i soldi che lui guadagna in nero, tagliando la barba pure a te Cruciani, si dovrà pagare per l'avvocato. Ma io sono un tenente, ma che dice, faccio gratuito patrocinio con l'avvocato, mica lo pago. Hai pagato 13.000 euro un cane, mi stai dicendo, ma la coerenza
nel tuo cervello esiste? Sono nulla no, tenente, ma non ho detto che sono povero. Cioè, sono un po' stirato, non lo nego, però fino a quel livello no. Il cane è microchippato, almeno quello. Il cane è registrato. Il cane tiene pure il passaporto, perché viene dalla Russia. Come glielo devo far capire? È così, ragazzi. La prossima volta te lo porto. Dico sempre che lo devo portarmi di meglio. Ma le vaccinazioni regolari, vada al veterinario. Però io vedo che cos'è lì che gli manca tipo il pelo. Forse fuori di tatuare? No, no, è l'età. È l'età. Ma l'età, l'età non l'età credo una proprio. L'età. Allora ragazzi, c'è da affrontare un ultimo capitolo prima di lasciare il dottor Scazzi. Grazie innanzitutto di questo piccolo taglio della barba. Poi chiuderemo, approfondiremo anche più avanti. Anche del taglio delle orecchie. Però allora, la questione della moglie. La situazione in casa com'è? Com'è? Che ogni allora tanto... ricordiamo, la moglie è di nazionalità afghana. Iraniana. Ah, perché poi è sposato questo sì, qua. Afghana però è diciamo, in rotta con la moglie perché lui pensava di portare qui una donna, diciamo, sottomessa, diciamo la verità, no? Sì, come fanno le persone lì in quella parte del mondo. Hanno le donne in casa che puliscono, lavano i piatti, sì. Fanno tutte queste faccende domestiche, le mutande, sì. Tutte queste invece lei qua. Si è occidentalizzata e si è ribellata. Si è ribellata e non va più queste cose, però ultimamente sta imparando piano piano. Stai imparando, sì. Ma tu l'hai mai picchiata tua moglie, no? Mai? No, però i musulmani mi dicono che sbaglio, perché proprio nel Corano sta scritto picchia tua moglie. No, non c'è scritto. Sta scritto proprio nel Corano. Ma voi avete mai avuto una donna musulmana? Che dice questo? Un musulmano? No, è hanno che parla da fa. Io il Corano non l'ho letto. Cosa cazzo stai dicendo? Sta scritto nel Corano. Le donne, io se picchio te troppo. No, ferma. Io non ho detto che l'ho picchiata. Ma sta scritto nel Corano. Di dire stronzate, capito? Allora, ferma là. Adesso va bene che vuoi fare il personaggio, ma smetti di dire cazzate, ok? Ferma là. Picchiare le donne, bravissima. Ma che cazzo dici? No, ma non l'ha detto. No, dice il Corano che cosa? Il Corano non c'è. Rincoglionito, ma l'ho scritto io il Corano. Sei un rincoglionito, troglodita. Ok. No, ma per te, oltre ad essere un deficiente che non sei un cazzo di cane, sei anche un cretino. Perché sono una cazzo anche di femminista e tu non ti permetti di dire queste allora, cose. Calma. Hai capito? Calma, che calma. Un buffettone, ma veramente ti arriva. Calma. Sei un coglione. Calma. Dio insultano. Esatto. No, ti insulto perché sennò farei altro, ma non posso. Fermala. Ferma un secondo. Non mi sono incazzata col cacciatore, mi devo incazzare con questo scemo qua. Allora, ferma. Allora, io voglio capire una cosa. La moglie ha sentito quello che tu dici oppure non sente le radio? Non lo so. I video li vede, no? Non lo so, io ogni tanto glieli faccio vedere. Infatti va d'accordo con lo spione, va d'accordo. Solo lei gli può dare ragione allo spione. A Parenzo. Qual è lo spione? Che è d'accordo con Parenzo. Solo lei può andare d'accordo con lo spione. Ma no, divorzia, scusa, non ho capito. Divorzia se sei a questo punto, no? Piano piano deve imparare pure lì. Ma imparare che cosa, per esempio? Imparare a fare le faccende domestiche, a fare tutte queste cose qua. Ad accudire l'uomo. Non faccio io queste cose in casa e non faccio abbassare il livello dell'uomo, non mi permetterei mai di rubare il lavoro alle donne, no. Mai e poi mai. Non hai mai stirato una cosa in vita tua? Non fai passare la gente nel sud per questo pure io così, eh? Questo pure io. Non hai mai non hai mai preparato da mangiare? Da mangiare è diverso, la cucina ci vuole passione. Cos'è che non hai mai fatto? Pulire per terra. Lavare il gabinetto, pulire a terra, cambiare le lenzuola. Io con una donna in casa mi rifiuto di fare queste cose. Però la cacca del cane la raccoglie, almeno quella. Che cosa? La cacca del cane la raccoglie. No, perché la porto nell'erba. Questo è ragazzi, questo è Luca Scazzi. Questo è Luca Scazzi e il cane pardo. Questa è la sua concezione della vita. Che cazzo Luca volete? Adesso chiudersi. Grazie Scazzi. È un poveretto. Grazie, a presto. Grazie, arrivederci.